Perché questo Torrecuso così nervoso oggi? È nervoso perché io, questa è la mia 650esima partita e un arbitraggio del genere non mi ha avuto in vita mia. L'arbitro, su un fallo ricevuto da De Racciano da dietro, ci possono stare lui insieme all'esecuzione perché era fallo da dietro, ha espulso De Racciano. Perché De Racciano nel difendersi ha messo la mano in faccia all'avversario. Cioè, ma è un gesto, se uno corre in avanti, uno gli dà un calcio da dietro, si sbilancia, sta là, non puoi cacciare uno dopo 10 minuti. Poi sul 1-0 abbiamo avuto due grossi occasioni del gol, uno con Vitelli e uno con Zerillo. Vitelli c'è stata una deviazione importante e Zerillo a 2 metri dalla porta, insomma. E poi si cercava di andare dentro e sul 1-0 si è preso il 2-0. Poi di solito dopo averne combinate tanto uno si aspetta un atteggiamento normale, invece lui ha perseverato. Fine, l'espulsione di Impagliazzo. Impagliazzo non si è capito niente, perché Impagliazzo lui e l'avversario si mantenevano, si trattenevano, ha espulso Impagliazzo, dice che un altro compagno ha fatto un blocco, ha espulso Impagliazzo. Però dice, io dico una cosa, cioè, secondo me per arbitrare la regola più importante, a me me l'ha insegnato il buon senso. La partita sta 2-0, tu già hai fatto un'espulsione dubbia, no? Se il ragazzo non riesce a capire perché è stato espulso, perché su un blocco, su palla inattiva, no? C'è un blocco. Nell'area nostra pure ci sono stati questi episodi, però la precedente ammonizione in partenza quando l'ho avuto. Io devo essere sincero, io ero fuori, non si riesce a vedere. Sensazione. Secondo me è la stessa azione. Sì, non abbiamo visto neanche il campo. Secondo me sì. Però dico, al di là dei meriti del Nerdò, che comunque ha giocato 2 partite contro di noi e ha avuto la capacità di giocare 140-150 minuti in superiore da noi, che anche all'andata noi vincevamo 1-0, c'è stata un'espulsione molto ma molto dubbia. Cioè, voglio dire, 1-0 vincevamo, abbiamo perso 2-1. E avevo giocato 10 contro 11, oggi addirittura 9 contro 11, anche 10 contro 11. C'era una, seppur minima speranza, c'è stata una palla inattiva col pedestre di Russo, non abbiamo chiuso bene il secondo palo. Noi dovevamo trovare l'episodio che aveva visto la partita, perché era difficile giocare in 10. E comunque, io dico che se no, nulla vuole togliere dei meriti. Poi alla fine la frittata è clamorosa sul terzo gol. C'è un giocatore che ha preso un pugno in faccia a terra. La mischia però. Ho capito, ma 2-0 ci si ferma un attimo, no? La palla è tornata indietro, ha fatto il giro. Secondo me, questo è, io penso che noi parliamo sempre che vogliamo dare l'esempio, Secondo me non è un bel esempio quello dato al giocatore che ha fatto il terzo gol. Perché c'è un giocatore chiaramente a terra, non ha potuto non vederlo, perché tutta la vostra squadra si è fermata. Io ho richiamato i miei ragazzi perché comunque non ci si ferma, no? Però comunque è finita la partita, cioè ci vuole, come ho detto prima, un buon... noi, se capitava noi sicuramente l'avremmo messo fuori. La partita è troppo determinata, dai episodi strani. Senza il cambio di tempi. Signori, quando volete. Mister, forse oggi il Nardò è stato particolarmente bravo in due fasi, no? All'inizio, nel sbloccare subito una gara che altrimenti sarebbe dovuta diventare complicata, e poi nel gestirla in situazioni di superiorità numerica. Sì, sono d'accordo in parte, perché la seconda parte forse dovevamo gestirla ancora meglio, nel senso che quando abbiamo giocato con un uomo in più dovevamo ancora girar palla più velocemente e dovevamo entrare nei momenti giusti, forse abbiamo perso qualche pallone di troppo. Però dico la verità, non è mai successo che la squadra abbia avuto sempre due giocatori in più in tutte le altre partite, quindi insomma, è stata la prima situazione, non siamo stati bravi a gestirla questa, bravi no, più che altro non l'abbiamo gestita benissimo, ecco. Bravi perché dal primo minuto abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra che ha segnato in tutte le partite, e questa è l'unica partita che non ha segnato. Ha fatto 44 reti, è il secondo miglior attacco del campionato, ha dei giocatori davanti, Pastore, Zerillo, oggi mancava Felici, sono tre attaccanti di un certo spessore. È venuta qui a giocarsi alla partita, ha avuto le sue occasioni, forse anche per la nostra disattenzione su alcune situazioni, però è stata una bella partita tra due squadre che volevano vincere. Alla fine abbiamo vinto noi, abbiamo segnato, abbiamo cercato di fare il secondo gol in altre occasioni. Prima del gol ci siamo mangiati un paio, non dico facili, però con un po' di cattiveria potevamo passare ai primi vantaggio, poi su 1-0 l'abbiamo gestita, abbiamo fatto il 2-0, non siamo stati, non ci siamo fermati, ho chiesto sempre di stare attenti, perché
questa è una squadra ben messa in campo da un allenatore bravo che conosco, perché è un amico e lo conosco, quindi so che di che pasta è fatto. E 3-0 direi che alla fine è stato anche meritato, per poi, sai, aver giocato in Supernumerica. Dopo il 3-0 è chiaro, noi volevamo il 3-0 per essere più tranquilli, perché il calcio oramai non ti dà certezze, e quindi dopo il 3-0 un attimino abbiamo frenato un po' le nostre ripartenze. Due domande su un giocatore di pallone sano. Prima, come ruolo, forse in qualche modo è stato frenato per la zona del campo, e secondo, su un'espulsione che minimo dovrebbe essere evitata. C'erano tutti le possibilità di evitarle. L'ammonizione poi vostro di più. Allora, ti rispondo subito. Noi, le squadre ci studiano. Oramai Palmisano è diventato un giocatore dove tutti quanti cercano di fermarlo. Stiamo trovando delle soluzioni diverse dalla solita. E quando avevamo deciso di giocare col 4-3 stavamo cercando di trovare le soluzioni migliori, visto e considerato che, insomma, a parte Malcore, il ragazzino Facecchia e l'altro ragazzino Meleo sono i due attaccanti di ruolo, abbiamo scelto Montinaro, che ha fatto gol domenica, ha dato continuità col gol oggi, ha fatto qualche giocata buona anche oggi, e quindi volevamo dare continuità, perché dentro una settimana l'abbiamo visto meglio rispetto ad altri. È chiaro che Palmisano è un giocatore che negli ultimi 20 giorni si è allenato pochissimo, perché aveva un problema e non poteva andare avanti. Era diffidato, e quindi diciamo che se l'è cercata, così sappiamo. Ma si poteva evitare, però è meglio che si riposi e recupera al 100%, e si riposa con una squalifica e rientra poi partendo da zero. Evitandola significava questa settimana lavorare sempre con quel problema, un problema che lui porta da una quindicina di giorni, anzi, da elogiare il ragazzo, perché il ragazzo sinceramente in queste due partite, tre partite, si è sacrificato, e alla fine è stato determinante, perché domenica scorsa era tra i pochi che ho salvato da quella sconfitta di Solaliri, tre domeniche fa con la Virtus Francavilla è stato tra i migliori in campo. Oggi ha fatto sempre le sue sgaloppate, però tra le due linee, che sapevamo era un difetto del tuo recuso, tra le due linee sia Prinari sia Palmisano abbiamo cercato di cercarli sempre, perché appunto loro avevano difficoltà nelle ripartenze, nella subito delle ripartenze. Ci fa la vista dell'ultimo ingaggio, le sue caratteristiche? È una punta cercata di notte, diciamo. No, allora abbiamo saputo di questo giocatore soltanto nella tarda serata di venerdì. Avevamo soltanto pochissime ore per ingaggiarlo, perché alle 12 chiudeva il mercato, nel senso che lui è un professionista, veniva da Padova e doveva firmare entro le 12 del giorno successivo. Ci siamo, tra virgolette, informati, l'avevamo visto un paio di volte giocare quando è stata Martina, ce lo ricordavamo, ci siamo informati. È un ragazzo che ha avuto anche altre richieste importanti, dico la verità, le ha declinate, e si vuole giocare questo scorcio di campionato, visto che lui ha giocato pochissimo a Padova in questi due anni, e però è un attaccante che, insomma, anche giovane, ha un buon curriculum, è stato sempre in piazze importanti. Noi andavamo in cerca di una punta con altri tipi di caratteristiche, lui è una seconda punta che all'occorrenza può fare all'esterno, trequartista, e vede la porta, perché hanno detto che, insomma, non ha fatto tantissimi gol, però in Serie D, ripeto, quando lo cercano poi squadre come la Triestina, come il Siracusa ed altre, insomma, è un ragazzo che le attenzioni ce li ha. Non me l'aspettavo, perché il ragazzo è un ragazzo che alla fine si allena, ha un suo modo di, per un professionista quando viene si allena alla grande, ha una cultura sua, è chiaro che uno deve anche rispettare, tra virgolette, la cultura di un giocatore che non è italiano, quindi
è chiaro che quando viene in Italia e sta lontano tra virgolette da casa, insomma, però cercheremo di chiarire anche questo piccolo episodio che è successo, e anche per il bene di tutti, perché è un giocatore del Nardò ed è un giocatore che fa comodo a tutti, insomma. Se l'abbiamo richiamato, se potevamo benissimo, vista la situazione che c'era, lasciarlo. Invece è un ragazzo che oggi all'occorrenza è servito, in quanto ha avuto un piccolo problema muscolare Allegrini e ha fatto il suo in quei 25 minuti che ha giocato. Quindi cercheremo anche di risolvere questo, diciamo, piccolo intoppo, però ritengo che, insomma, per il bene di tutti, perché dobbiamo cercare di trovare di raggiungere l'obiettivo nostro, quello di far bene, Martinez ci può essere utile in questa casa.